sindaco Giovanni Barone, siamo reduci da una notte un po' tormentata in centro Santa Croce Camerina, alla rapina alla banca Unicredit. Qual è il suo pensiero da cittadino prima che da sindaco e poi quali sono le contromisure che la sua amministrazione intende adottare per il problema della sicurezza? La mia amministrazione ha già adottato il secondo giorno, la seconda giunta utile, abbiamo stanziato 16.000 euro per la manutenzione straordinaria e rimessa in funzione dell'impianto di videosorveglianza che non funzionava. Quindi gli sciacalli che intendono speculare su questi argomenti stiano zitti, perché l'amministrazione Barone sulla sicurezza non scherza. L'ho detto in campagna elettorale, lo ripeto ora. Noi con delibera 93, che è agli atti, quindi si vadano a leggere le delibere, con delibera 93 e con determina dirigenziale 605 abbiamo stanziato i soldi necessari da dare alla ditta DAB per ripristinare l'impianto di videosorveglianza qua. È un episodio gravissimo, è un episodio che ci porterà in prefettura a chiedere interventi straordinari per il paese di Santa Croce Camerina. Lei su Facebook ha esternato la solidarietà nei confronti del Banco di Sicilia e di tutto Unicredit, si sente vicino anche ai cittadini che in un certo senso hanno bisogno di essere tranquillizzati adesso? E confermo quanto ho detto su Facebook e aggiungo che Santa Croce deve dimenticare queste cose che non devono più succedere.